questo nuovissimo try on haul vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto qualche giorno fa al centro commerciale di Arese. Non ho comprato molto, però ho fatto questi acquistini, mi andava di farveli vedere anche perché ho postato la foto su Instagram nella stories e voi mi avevate detto sì, fai il video, quindi yeah, facciamo vedere che cosa ho comprato alle mie patate e ai miei patati. Sono andata da JD, che non so neanche come si pronunci, in realtà non so il nome completo del posto, King of Trainers, vabbè, questo, che c'è nella parte superiore del centro commerciale, e ho preso questa borsa, scherzo, questa è una bellissima borsa, tra l'altro mi ricorda le borse quelle che c'erano, che andavano di moda una volta della... quelle che usavano i Gabber, si tira di qua e poi la potete mettere come zainetto, ovviamente però è di plastica, quindi a meno che non vi piaccia andare in giro con una borsa di plastica o la scritta di una marca del negozio, vabbè, fate un po' voi. Ho comprato due cose in questo negozio, ossia questa felpina qui dell'Adidas, che come vedete oggi sono monobrand. Mi sembra di essere un po' Homer in questo momento, solo che Homer se li tatuava i nomi dei brand per fare lo sponsor in giro, solo che io non sono uno sponsor, ma queste cose le ho comprate io. Però vabbè, come vedete tutto Adidas, c'ho la fissa Adidas, ma da sempre. E ho preso questa felpa che l'ho sempre desiderata, quella classica, fatta in questo modo, però non l'ho mai comprata, ho sempre solo comprato pantaloni della tuta dell'Adidas, fatti così semplici, però la felpa non ho mai acquistato felpe dell'Adidas fatte così. È molto bella perché ha un cappuccio super capiente per il mio testone, è tutta lucida, non è tipo col pile interno, ma è veramente leggera, però allo stesso tempo scaldo perché in questi giorni c'è molto vento, fa un po' freddino, sembra che la primavera non ci sia e quindi fa abbastanza freschino. E sono tornata a mettermi il cappotto, lo sciarpone, pare una vecchia di 80 anni, e questa felpa mi sta tenendo abbastanza caldo. Non è neanche la taglia più larga, infatti mi sta abbastanza bene, le maniche sono aderenti ma non troppo. La volevo prendere extra large, però quando l'ho provata mi piaceva un po' aderente, quindi ho preso la felpa di questa misura qua, che vabbè, ovviamente non riesco a leggerla adesso, non me la ricordo. Poi ho preso anche dei leggings. Ho preso questi qua perché erano scontati, costavano 35 euro e li guardavo già da un po'. Li avevo visti a Cleo e, quando abbiamo registrato il video dei... con Loretta e video quelli degli Swatch dei Knicks, glieli avevo visti e me ne sono innamorata, infatti poi sembravano molto comodi e lo sono. L'unica cosa è che ovviamente essendo dei leggings, da questa parte che si tirano su perfettamente, quando poi li vado a mettere sento che questa parte si tira perché quella non è elasticizzata, però sono veramente comodi. L'unica cosa che mi preoccupa è che è un tessuto molto leggero, cioè per il prezzo che hanno il cotone è abbastanza leggerino. Infatti ho il terrore che, non dico mi si scuciano, però si consumino sul culo, perché ovviamente a furia di sedersi, alzarsi, camminare, sul sedere è la prima parte che si consuma comunque. E il mio terrore è proprio questo, perché ho un sacco di leggings consumati sul sedere a furia di sedermi. E io poi non li tengo con il magliettone troppo lunghe, li tengo abbastanza scoperti i leggings. So che molta gente odia questa cosa di mettere i leggings, come usare i leggings come pantaloni, però io li uso anche come pantaloni, mi dispiace per voi, ma ognuno è libero di fare quello che vuole nella vita. Ovviamente quelli che sanno di Collant, che non sono proprio leggings, quelli col culo scoperto in giro non ci vado. Li ho presi un pelo più larghi, sia perché almeno non mi ci strizzo dentro, e sia perché sono lunghi, perché ogni volta magari li prendo piccoli e mi arrivano alle caviglie. No, io odio le cose che mi arrivano alle caviglie perché sono abbastanza alta, quindi, cioè non sono altissima, però comunque ogni volta i jeans, leggings, pantaloni mi arrivano sopra la caviglia e mi fanno schifo perché voglio la caviglia coperta. Poi ovvio, a volte metto anche quelle cose con la caviglia scoperta, però almeno i leggings fatemi coprire le caviglie. Queste invece le ho prese un po' di tempo fa, ma ancora non le ho usate, sono di Calzedonia. E da Calzedonia sempre ho preso quelle a rete, però di Philippe Matignon, che mi vedevate nei video, nelle foto, insomma, quelle calze a rete larghe. Però sì, le avevo prese da Calzedonia perché mi pare che è l'unico che vende anche altre marche, non voglio dire adesso una cavolata. Comunque queste sono della marca Calzedonia, nella colorazione rosa. Molto molto belle perché è una rete diversa dal solito nero e quindi non vedo l'ora di sfruttarla. Poi sono andata da Zara e ho preso questa cosa che voi direte, ma Gloria,
Ma che cos'è? Ci vuoi pescare con questa bellissima maglietta a rete? Appena l'ho vista ho detto fichissima, la devo avere. Perché è una maglietta, mi piace un sacco il taglio della maglietta, che è molto stile anni 90, che si portavano negli anni 90 quelle con questo taglio qua. Però ovviamente se hai il seno piccolo, secondo me sono ancora più fighe questo tipo di magliette qui, a chi ha poco seno. Mentre se hai tanto seno, cioè non lo so, poi sono gusti personali, a me con troppo seno queste magliette non mi piacciono, perché essendo comunque alte vanno a uniformare tutta questa parte, quindi la rendono ancora più grossa. E anche qui può piacere o non può piacere, a me che sembra tutto una cosa enorme non mi piace, c'è gente invece che appunto vuole l'effetto super volumizzante, tettone, e quindi si va a mettere ste cose. Però io le ho prese perché ho intenzione di metterla con un reggiseno senza imbottiture, senza effetto push up, molto liscio, magari anche quelli di Calvin che sono comunque piatti senza imbottiture, perché secondo me ci sta bene. E in realtà quando l'ho presa l'ho pensata con un, che adesso la vedrete nel dettaglio, con una tutina che mi ero fatta inviare da Fashion Nova, un negozio super figo. Questa tutina l'avevo presa ma non sapevo mai come abbinarla perché mi sentivo troppo ridicola ad andare in giro solo con la tutina. Quindi quando ho visto questo ho detto no, è perfetta, perché tra l'altro il colore è simile con la tutina che ho a casa. Infatti la particolarità di questa è che è tutta lunga, come se fosse un vestito. Unica pecca che è molto larga, quindi fa effetto tenda, la immaginavo un po' più attillata. Infatti dovrò studiarmi qualcosa per poterla mettere un po' più spesso, perché è molto particolare. Però mi piaceva anche il dettaglio delle rose cucite ricamate sopra, e questa l'ho presa appunto da Zara, ultimo capo da Zara sempre della stessa linea, questo molto anni 90, anzi anni, fine anni 90, e come vedete è un top tutto elasticizzato con attaccate le maniche che vi fa praticamente tutto il taglio in questa zona, molto molto bello, mi piace abbastanza come mi sta. L'ho preso perché non avevo magliettine particolari anche da tenere magari da sole. Ultimo prodotto che ho preso da Primark, non ho comprato vestiti, non ho comprato accessori, non ho comprato niente di fashion, ma ho comprato una roba fashion però per la casa, che come vedete è fichissima. Infatti come prima nota è pagare bolletta, che ancora la devo pagare. Comunque questa qua è una specie di block notice con penna incorporata della to-do list. In pratica voi scrivete tutto quello che dovete fare e di fianco c'è un quadratino, quando l'avete fatto lo spuntate, e dietro è fatto in questo modo, stupenda, però non la vede nessuno questa parte perché come vedete c'è un enorme magnete che voi appiccicate sul frigo o sul microonde o dove avete comunque una roba magnetica a casa. Questa vi rimane lì appesa ed è molto comoda perché io sul frigo, cioè, guardo sempre il frigo sia perché ho fame e perché voglio mangiare, e sia perché devo ricordarmi le cose da fare, le appiccico molto spesso sul frigo. Mi piaceva anche il dettaglio rosa che è simile al, di qua, lo sfondo del video, e la parte marble che come vedete è questa parte qua. Anche questo sta bene con lo sfondo, devo dire che io nei miei video sembra che dipenso ogni volta, ma vi giuro non è così, vengono tutti casualmente, a caso, casualmente, hashtag casualmente a caso, come parlo bene. Questi erano in realtà gli acquisti che ho fatto, so che non ho mostrato chissà cosa, però spero che vi abbia tenuto compagnia. E niente, io vi saluto, presto arriveranno tantissimi try on haul perché ho fatto dei mega ordini da alcuni siti, quindi non vedo l'ora. Preparatevi perché ci saranno un sacco di vestiti molto particolari e spero anche di poterveli far vedere in lookbook, e insomma mi preparo con voi, anzi get ready with me, perché sono quelli che faccio senza musica, cioè con la musica, e poi faccio vedere anche l'outfit, insomma un sacco di progetti, spero tanto di farveli vedere molto presto. Io vi mando un mega iper gigantissimo fortissimo abbraccione e bacione, e ci vediamo al prossimo video, ciao!